parte del progetto che abbiamo iniziato già diversi mesi fa di avvicinare il più possibile in ogni settore della società la Fiorentina ai suoi tifosi e agli appassionati viola. Il progetto retail, quindi dei negozi, in questo senso è iniziato nel mese di novembre con l'apertura dello store del Duomo e oggi finalmente si può dire che ritorniamo a casa davanti allo stadio, davanti al Franchi, la casa della squadra, la casa della Fiorentina. Essere così vicini ai nostri tifosi con questo negozio, insomma, bellissimo, ci rende orgogliosi e ci rende anche consapevoli del fatto che con gli sforzi che verranno fatti dal punto di vista della gestione dei negozi, anche in termini di orari, di prossimità, insomma, sappiate che il negozio sarà aperto tutti i giorni della partita, prima, dopo la gara, quindi proprio per permettere a tutti i tifosi e agli appassionati non solo di essere più vicini alla Fiorentina e ai suoi prodotti, da quelli ufficiali, prodotti di merchandising, ma proprio anche essere più vicini ai servizi che la società vuole dare ai propri tifosi e agli appassionati. Sapete che all'interno dei negozi, non si vende solo merce, ma si danno servizi, si danno informazioni, si danno servizi di biglietteria. E un'altra cosa molto importante, sempre nel progetto di vicinanza dei punti di vendita e dei punti di informazione ai tifosi e agli appassionati della Fiorentina, è anche il momento giusto per dire che abbiamo chiuso il Viola Point in Via Elefanti per aprire un grosso centro servizi in quello che era prima il negozio di Sette Santi, quindi un centro servizi non solamente di biglietteria, ma anche per tutti coloro che possiedono la card in viola, che fanno parte del circuito in viola e che sono, insomma, tutti i tifosi e gli appassionati della Fiorentina. Quindi ecco, un processo di riorganizzazione dal punto di vista dei punti informazione e degli store per stare sempre più vicino ai tifosi, ai nostri tifosi. E questo ci sembrava proprio, come si può dire, la ciliegina sulla torta, un punto